Perfetto, ci siamo. Allora, buonasera a tutti, bentornati su Tutored, benvenuti sulla nostra piattaforma. Mi presento rapidissimamente, sono Giuseppe, mi occupo di webinar, sono felicissimo di rivedervi, di ritrovarvi, ma sono soprattutto molto felice di dare il bentornato ad Adriano Sorgente. Ciao Adriano. Grazie, ciao. E benvenuta Federica Trombetta. Ciao, benvenuta. Ciao, ciao. Con te, con voi ragazzi, parliamo del master di SP, il master in food and beverage, perché Federica è stata alunna del master e quindi ci racconterà un po' la sua esperienza, vi darà consigli, quindi scatenatevi nella chat. Federica vuole rispondere alle vostre A domande perché ha tutti. detto è stata una giornata tranquilla, quindi Sì. concludiamola in bellezza. E quindi, Bellezza. Rilassiamola. esatto. Scherzi a parte, utilizzate questi 60 minuti per Sì. approfondire il discorso sul master, perché c'è Adriano a cui potete chiedere di tutto sulla parte di selezione, a Federica perché appunto l'ha vissuto in modo diretto e quindi chi meglio di lei può darvi qualche suggerimento reale, pratico, insomma, su quello che si fa e sull'esperienza che si vive. Allora ragazzi, 30 secondi per raccontare un po' come funziona questa piattaforma a chi è nuovo e trovate tutto quello che può interessarvi sulla barra di sinistra, quella in arancione, c'è la chat, Conversations, dove ho già inserito un primo messaggio. Fatelo anche voi, come detto prima, inserite i vostri commenti, pensieri, scriveteli e appunto fate raccontateci di voi per chiederci poi i consigli. Le domande invece, quelle di carattere un pochino più come dire, personale, se volete dirci il vostro background e quindi chiedere suggerimenti in merito al master, vi consiglio di inserirle nella sezione Question and Answers perché poi possiamo condividerle sullo schermo e quindi fare in modo che tutti possano leggerle. E infine c'è un simboletto bianco con uno sfondo nero, è quello che trovate in basso sulla destra, che vi dà la possibilità di visualizzare il vostro schermo come preferite, quindi se avere lo speaker che parla in primo piano oppure se dividere le finestre in base al numero degli Bene. speaker. E io mi taccio perché ho già parlato tanto, ragazzi, quindi vi lascio la parola. Adriano, se vuoi fare tu un cappello introduttivo sul Master in Food and Beverage, che è un po' uno dei, come dire, dei punti di forza di SP, e poi Federica ovviamente ci racconta la sua esperienza oggi invece in Costa d'Oro. A voi, ragazzi. Allora, innanzitutto ciao a tutti, grazie della presentazione. Io mi chiamo Adriano Sorgente, mi occupo del reclutamento degli studenti per il Master in Food. Allora, vorrei magari usate anche la chat generale, se mi scrivete da dove arrivate come background, mi fa piacere saperlo, qual è il vostro percorso triennale, così facciamo anche un po' di conversazione nel mentre e non siate timidi. Allora, faccio giusto una piccola introduzione del master perché non voglio dedicare a quello il webinar di oggi, perché insomma sfruttiamo l'ospite d'onore, diciamo Federica, una nostra ex studentessa, visto che ci ha dedicato quest'oretta qui. Allora, il master in food è un master in management. Però chiaramente dove voi andrete a studiare materie manageriali, perché ovviamente siamo una business school e quello andiamo, è business, andiamo a insegnare, ma tutto applicato all'ambito food. Quindi andrete a studiare magari marketing, andrete a studiare finanza, andrete a studiare imprenditoria, sostenibilità, tutto applicato al mondo food. Questo per dire che è sicuramente un master che vi dà la possibilità di avere competenze a 360 gradi complete delle materie manageriali, ma ovviamente essendo uno specializzato in food, trattiamo queste tematiche applicate al food. Non è importante il background che avete, qui sto leggendo che qualcuno arriva da comunicazione, qualcuno da economia aziendale, qualcuno a food system che conosco bene di Parma, quindi tourism management, quindi abbiamo percorsi differenti, background differenti e abbiamo tantissimi studenti che provengono da differenti percorsi universitari. Quindi non è importante il background che avete, chiaramente più è pertinente al management, più siete inevitabilmente agevolati perché le materie che andrete ad affrontare le conoscerete già in parte, ma non è un problema perché insomma anche chi non arriva da management riceverà innanzitutto la possibilità di fare anche dei catch-up courses prima dell'inizio delle lezioni, e
E poi comunque i professori non danno per scontato le cose all'interno del master, quindi avrete la possibilità di imparare da zero. Il master si, è sviluppato in 15 mesi, si articola tra Torino e Parigi. Durante il percorso dovrete fare anche un tirocinio di almeno 4 mesi nell'ambito food. Sul sito, non sto andarvi a elencare tutte le materie che andate a affrontare, se cliccate su Master in Food, Master in International Food and Beverage Management, trovate l'elenco di tutti i corsi che andrete ad affrontare e i periodi dell'anno in cui sarete a Torino e in quelli in cui sarete a Parigi. È un percorso altamente internazionale, al di là del fatto che studiate in due differenti campus, siete in un ambiente, poi magari ve lo confermerà anche Federica, molto 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 eterogeneo, quindi lavorerete in gruppo, cercheremo anche di creare gruppi differenti, cercheremo di mettervi a lavorare con persone differenti, con nazionalità differenti, con background differenti, in modo tale da riuscire a prendere il più possibile. La scuola è chiaramente molto internazionale, avrete la possibilità chiaramente di partecipare poi sul campus a tutte le attività associativa, eventi, business talk, company visit. Quindi questo unisce anche diversi programmi, quindi potrete incontrare gli studenti del bachelor, del master, degli altri master, gli MBA, gli executive, insomma, quindi persone da tutto il mondo. La parte più interessante forse del master, oltre alla parte accademica, è quella delle company visit. Organizziamo moltissime company visit sia in school che fuori. Questo agevola gli studenti secondo me in due modi. Uno, vedete realtà differenti che alla fine sono importanti perché è poi dove magari andrete a lavorare, e due, anche l'esperienza, diciamo, di gruppo, perché quello è poi anche molto importante. Io vedo che gli studenti che passano poi un anno insieme aprono magari poi la loro attività, la loro startup, si fidanzano, diventano migliori amici, ci sono, insomma, diventa poi una grande famiglia. Questo è bellissimo, io li vedo anche perché poi ci sono anche eventi informali come il Christmas party, il gala, lo ski event, eccetera. Vedo gli studenti perché partecipo anch'io, anche lo staff, perché ci divertiamo, e vedo che gli studenti comunque del food sono molto molto più legati magari rispetto ad altri programmi dove c'è più dispersione. Esempio, master in management, si può cambiare 4 campus diversi, la gente si lega magari di meno, mentre degli studenti che passano un percorso insieme, un anno intero insieme a studiare, a muoversi tutti insieme, legano molto di più, e questo fa nascere anche degli interessanti legami di networking tra studenti. Comunque, io rimango assolutamente disponibile poi ad approfondire e tutti i requirements e tutto, magari lascio la parola a Federica e poi torniamo dopo sull'aspetto dei requisiti. Allora, innanzitutto grazie per avermi invitato, perché mi fa sentire sempre giovane tornare a parlare del periodo dell'università. Io ho frequentato il master nel 2018, e era la seconda edizione, mi sembra, quando l'ho fatto io. E confermo tutto quello che ha detto Adriano, cioè una delle mie migliori amiche, l'ho conosciuta durante il master, che è diventata mamma 10 giorni fa perché si è sposata con uno dell'MBA che ha conosciuto nel corso di francese, quindi quella comunque non è la mira, diciamo, del master, però è vero, quello che si crea la famiglia è un network potentissimo, assolutamente sì, perché secondo me è uno dei valori che non è scritto da nessuna parte, ma è il più forte, perché i corsi te lo possono scrivere tutto, te lo possono descrivere in tutte le maniere possibili, però quello che non è scritto, secondo me, è il valore di questo master. Comunque, io sono Federica Trombetta, lavoro in Costa d'Oro Caffè, da quest'anno sono a capo dell'ufficio marketing e mi occupo anche di tutto le online operation, quindi vendite online, Amazon, Alibaba, tutto quello che c'è scritto online è generato, è creato e pensato da me. E siamo un'azienda familiare di 130 anni, io faccio parte della quarta generazione e ho frequentato il master dopo aver fatto economia a Torino. Io avevo fatto la magistrale, sia la triennale che la magistrale. Alla fine della magistrale mi sono guardata intorno, anche guardando il mondo del lavoro, e sentivo che mi mancava qualcosa, che era la parte pratica,
perché io avevo frequentato UNITO, mancava un approccio un po' più pratico allo studio che sia propedeutico al lavoro. Quindi ho provato il test d'ingresso per questo master, con mia estrema sorpresa l'ho passato, e ho trovato quello che stavo cercando, cioè un approccio pratico allo studio, con teamwork, con presentazioni, public speaking, che adesso, cioè io il 26 avrò una conferenza con 130 persone, iniziare a fare le prove con i propri compagni davanti, che il primo giorno sei timido, il secondo giorno non sei più sei ancora un po' timidino, arrivi al decimo giorno che ormai il public speaking anche in un'altra lingua diventa il pane quotidiano, e credetemi che serve, perché non dico che vado a fare adesso queste cose dicendo oh che bello, parlo davanti a 130 persone su un palco con un microfono, però inizia a essere a creare le basi per il manager del futuro, secondo me, perché soprattutto magari per una persona timida inizi piano piano in un safe environment, chiamiamolo così, e poi ti ritrovi nel mondo del lavoro con delle basi più solide, oltre al fatto di iniziare ad imparare a lavorare in team, un team che adesso il team che gestisco io, diciamo che non ha quel melting pot culturale con cui mi sono dovuta trovare a lavorare all'SPE, quindi è molto molto più facile adesso di quanto è stato allora. Ok. Adriano, andiamo con le domande? Andiamo con le domande, sì. Okay. Giuseppe, faccio io o fai tu le domande? Volevo capire. Puoi andare anche tu, Adriano. Ok, allora, ma io ti volevo chiedere una... Sì. Ti volevo fare più che altro una domanda che può magari aiutare a direzionare gli studenti, no? Più che altro uscito. Mi è venuto un attimo così. Volevo chiederti, ma perché hai scelto proprio il master di SCP? Cosa hai guardato altro? Hai visto? Forse non c'era ancora tantissimo quando avevi iniziato tu. Allora, prima di tutto, sapendo Costa d'Oro è un'azienda familiare, come ho detto, e io faccio parte della famiglia, quindi sono della quarta generazione di Costa d'Oro, è stata fondata dalla mia bisnonna 131 anni fa. E, quindi, prima di tutto, stavo cercando una cosa specializzata nel food, perché sapevo che comunque prima o dopo sarei tornata a lavorare, diciamo, a casa. E allora c'era questo e ce n'era uno della SA, mi sembra, sì, e sì. Uno della Bocconi forse. Oppure sì, iniziava... sì, c'è ancora quello della Bocconi, sì, sì, assolutamente. C'erano questi qua. Io ho guardato i programmi di tutti, ma ho scelto quello dell'SPE perché primo per il nome, perché è la prima business school, è tra le prime business school d'Europa, e quindi sicuramente aveva una nomea pazzesca, soprattutto a Parigi, cioè in tutti i posti dove sono andata, discoteche, bar, palestra, eccetera, dicevi che frequentavi l'SPE, boh, eri proprio un gradino più sopra rispetto a tutti gli altri concorrenti che c'erano magari o per la stessa internship oppure... cioè, soprattutto in Francia ha un'importanza che io non pensavo, cioè ti guardano proprio tutti con un altro occhio e hanno un altro approccio verso il tuo curriculum. Hanno una considerazione, voglio dire, un po' come magari fa quell'effetto per il bachelor di Bocconi. Adesso ho detto Bocconi, sì. Giusto per citarne una blasonata in Italia, però fa quell'effetto lì, la risonanza SPE comunque, sì. Sicuramente in Francia è molto molto forte, siamo contenti perché anche in Italia si sta in generale il nome, io non parlo solo del food, lo stanno conoscendo sempre molto di più, e anche ormai abbiamo più di 60.000 ex studenti, compresa te, in giro per il mondo, quindi insomma pian piano questo... Sì, poi a Parigi ho proprio visto questa cosa assurda che non pensavo, comunque anche qua quando ovviamente si dice l'SPE è super 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 riconosciuto.
Quindi, e soprattutto perché una delle richieste per entrare a lavorare nell'azienda familiare, che uno pensa che sia facile, invece in verità sono i colloqui più difficili che abbia fatto, era saper parlare perfettamente due lingue. Quindi l'inglese ce l'avevo già, il francese più o meno, ho detto vabbè, uniamo, e comunque a Parigi il corso, il master è tutto in inglese, ma lì fidatevi per forza di cose, se volete affittare una casa dovete per forza parlare francese, perché non nessuno vi parlerà inglese, quindi per sopravvivenza ho imparato anche il francese, mi ha dato quel boost di lingua che sicuramente non avrei trovato in nessun altro master, anche perché nessuno era diviso in questa maniera qua quando ho iniziato a fare la ricerca io. E tra l'altro, per collegarci alla questione Parigi, tu la differenza, cioè, dammi la differenza fra Parigi e Torino, perché comunque io la so lato ammissioni, diciamo, ma non la so lato, al di là dell'insegnamento. Lato vita nel campus e vita studio. Nel campus, magari, sì, come la differenza, sì. Ok, allora adesso mi sembra che si sia spostato a Montparnasse il campus rispetto a dove ero io, alla Repubblica. Sì, dei master specializzati sì, a Montparnasse, tu eri a Repubblica ancora. Io ero a Repubblica, adesso vi parlo di Repubblica, ma credo che sia la stessa cosa a Montparnasse. Voi arrivate in questo campus meraviglioso, stile campus americani, e in cui ci sono tutti i ragazzi di tutti gli altri corsi, e già rispetto a Torino, che c'è la stessa situazione, ma un po' più piccolo, essendo più grande, ci sono tantissime classi, c'è l'MBA, c'è il MIM, c'è il Master in Turismo, c'era di tutto e di più, iniziare a conoscere persone, che è quello che dicevo prima, è il servizio intangibile che offre questo master. Perché si mangia in mensa tutti insieme, di fianco magari qualcuno dell'MBA, del MIM, magari uno dell'MBA ha già lavorato 3-4 anni, tu sei un po' più piccolo, inizi a imparare, a chiedere, ad avere informazioni. Poi l'approccio verso lo studio di Parigi, se a Torino è pratico, a Parigi è un livello superiore. Cioè, noi abbiamo fatto esami praticamente solo pratici, me ne ricordo uno che era in retail management, in cui il professore ha detto ok, spegnete i computer, tirate giù tutto, usciamo, e siamo andati a fare il tour delle catene di negozi, food, pasticcerie di lusso, abbiamo visto catene tipo Burger King, McDonald's, come funzionavano al lato retail, ma andando noi lì col professore che ci spiegava ci spiegava il funzionamento eccetera di un punto vendita per tutti i target, quindi passando dal fast food alla pasticceria Pierre Hermé, che ha una decina di punti vendita. Abbiamo fatto tutto questo tour super pratico, finito queste due giornate di tour ci guarda e ci fa: cosa avete capito? Cioè, tu sei un attimo confuso, tipo cosa dovrei aver capito? In verità, piano piano, con le lezioni, inizia a mettere insieme i pezzi e inizia a capire veramente come può essere la gestione di un punto vendita, o in quel caso era punto vendita retail, o franchising per quanto riguardava alcune catene come McDonald's, eccetera, che lavorano su franchising. E giusto per darvi un attimo, noi adesso in Costa d'Oro abbiamo 3 punti vendita diretti e 2 franchising, e vi posso dire che già solo capire i termini che ci sono dietro a tutto questo mondo ti rende abile di poter agire e dare subito il tuo contributo all'interno di un progetto, anche se sei l'ultimo arrivato, perché magari non puoi dare la conoscenza suprema, ma già solo il fatto di capire di cosa ti stanno parlando gli altri ti dà un vantaggio. Quindi a Parigi ho ritrovato questo aspetto estremamente, estremamente pratico allo studio, che mi è piaciuto moltissimo, che io pensavo già a Torino che fosse arrivato al livello massimo, in verità lì è un livello ancora superiore. E poi comunque ti trovi in un ambiente diverso dall'Italia, in cui proprio la mentalità è diversa, il campus, come vi ho detto, è molto immersivo, e quindi ho trovato queste come differenze.
Ok, grazie, direi assolutamente esaustiva. Ma ti faccio magari mi muovo su un aspetto più che magari ovviamente interessa anche, che è quello del tirocinio. Ho accennato prima che loro devono fare, voi adesso dico loro, voi, però Io magari avete dovessi fare un tirocinio voi adesso, magari, infatti, non per lo stipendio, ma per il resto No, esatto, pagherei. vorresti fartelo, un salto Sì, indietro. sì. Come ti sei trovata col tirocinio? Come ti sei mossa? Sì. Mi hai accennato prima che parlavamo prima dell'inizio di Italy, insomma, se tu come hai trovato qualche consiglio? Hai usato la Allora, tua tu parlavi prima delle company visit. Le company visit sono il modo migliore di farsi vedere. Cioè, proprio perché tu arrivi dentro l'azienda, solitamente sei col marketing manager. L'80% delle volte c'è stato anche l'HR manager. Quindi, vai nell'azienda dove tu magari vorresti lavorare e hai le due posizioni chiavi a fianco a te, in un ambiente sicuro, che non è un colloquio di lavoro che magari sei agitato, sei con i tuoi compagni, sei in un ambiente sicuro in cui puoi fare domande, puoi iniziare ad esporti un po', se pensi di avere un'idea intelligente puoi iniziare a dirla e iniziare a farti vedere. E quindi tutta la parte prima della ricerca del tirocinio è costruzione per la ricerca del tirocinio, perché hai modo di farti vedere, inizi a prendere business card, inizi ad aggiungere su LinkedIn, inizi a scrivere magari qualcosina, inizi a capire anche il tipo di azienda che ti piace, perché ti può piacere, io non ho idea di quante ne abbiamo viste, non me lo Non ricordo so, più, però c'è penso più di 15. no, ma anche più di Più di 30, secondo me, tre, erano tantissime. forse Noi solo su abbiamo Torino ne vedete 15, Tra forse. cui Costa d'Oro, quindi mi rivedrete se ci Soprattutto sarà qualcuno. Costa d'Oro, Se dove non ci sono. prendiamo più il Covid tutti insieme. Sto Comunque, tornando su. stavo dicendo, Scusami, hai usato la Career Fair? sono andata alla Career Fair ed è lì che ho fatto il colloquio per Italy e poi mi hanno richiamato. Ok, ma è stata quella di Parigi o quella di Torino? Quale Sono carica? andata solo quella di Torino, Ok. perché a Parigi era richiesto il livello di francese massimo e il mio era ongoing e non me la sono sentita di fare colloquio in francese, sono sincera. Purtroppo, nel senso, chiaramente la career fair del campus dove vai richiede comunque ovviamente la lingua. La career fair, per chi se lo stesse chiedendo, perché l'abbiamo buttata lì così, è l'evento forse più grosso di networking e di incontro con le aziende che potete fare in ESPE. Però se posso dare una roba, un insight sul francese, io sono stata poco intraprendente perché un mio compagno che durante il master si era innamorato di una ragazza francese, comunque di Torino, che non parlava neanche una parola di francese, lui è andato lì con l'inglese diretto, ha detto guardate, io in un anno vi prometto di imparare il francese, lui ancora è stato preso da Martini. A Parigi, lui ancora lavora lì, ha una posizione lavorativa alta, lavora in francese si sono fidati del fatto che, ok, Stefano, De Uscitz, se volete aggiungerlo su LinkedIn, Stefano imparerà il francese in un anno, cioè lì è anche essere venditori di se stesso, Dante. quindi se tu dici prometto questa cosa, loro credono, vedono in te qualcosa di diverso, sicuramente ti porteranno, cioè, no, non fatevi l'ostacolo che mi sono fatta io del non parlo No, francese esatto. bene, allora non posso fare questa cosa, sbagliatissimo, c'è un errore che ho fatto io, presa un attimo magari della timidezza, dal timore, andate, promettete che lo imparerete, poi in qualche maniera se vivete lì Sì, non la sarà successo. banfate, non la banfate, ma No, comunque però. fate, cioè dite le cose come sono, ma se piacete sicuramente faranno in modo di credervi e di darvi la possibilità, Sì, ovviamente. sì, sì, Tra l'altro sì, sì, sì. ci è arrivata una domanda e ci chiedono per quale posizione sei stata poi inserita per il tirocinio in Italy, per cosa eri stata presa? Italy, adesso vi do un attimo sulla struttura, hanno tutte delle posizioni un po' ibride, cioè non esiste il marketing manager, l'HR manager, sono tutte posizioni ibride, quindi era un ibrido tra HR e buyer di prodotti, quindi bisognava fare una selezione di prodotti
e poi andarli a spiegare agli addetti dei punti vendita in tutta Italia. Ok. Quindi loro hanno tutte queste posizioni ibride, vedevo anche gli altri, sono un ibrido tra price e marketing, perché magari andava a gestire il prezzo, certo, del prodotto, certo, e anche la selezione, cioè, e sono tutte posizioni super ibride, e la mia era così. È interessante, tra l'altro, nel senso che diventa una roba poco standardizzata e secondo me anche un pochino più dinamica, ovviamente, una roba del genere. Forse sì, bisogna fare attenzione perché poi non deve essere dispersiva, però è carina questa idea di Italy, insomma, di avere posizioni più fluide. Sì, anche perché, per esempio, quella che per cui ero stata presa io, e ti dava anche modo, che è un aspetto che si sviluppa tanto durante il master, comunque, di avere a che fare con persone completamente diverse da te. Perché io adesso sono qui che gestisco il mio team market, che siamo in 5, parliamo tutti la stessa lingua, cioè ci capiamo quando parliamo. Quando tu devi andare a spiegare una crema spalmabile al pistacchio super premium di Bronte, eccetera, di cui tu dici il values, sono, bla 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 bla, la devi andare a spiegare a un ragazzo che sta allo scaffale, che fa il lavoro più manuale, operativo, bisogna riuscire ad avere quell'empatia, di calarsi nei suoi panni e di spiegarselo con le sue parole, che, fidatevi, nel mondo del lavoro è fondamentale questo, di riuscire a capire e avere quell'empatia tale di mettersi nei panni della persona con cui parli e dirglielo nella sua lingua. Ed è una cosa che impari durante il master, perché tu sei in un team, solitamente ci sei tu, sembra una barzelletta, sei tu, un francese, un tedesco, un cinese e un americano, e tutti, fidatevi, tutti, sembra veramente una barzelletta, ma hanno stili di approccio al lavoro completamente diversi. Certo. Che iniziano piano piano, perché con un anno di, non so, 150 lavori di gruppo, piano piano inizi a capire come approcciarti con tutti, e ti servirà tantissimissimo nel mondo del lavoro, sia per me per quanto riguarda il tirocinio, ma mi serve tutti i giorni, come parlavo prima ad Adriano, con i sessantenni, cioè con, certo, con tutte le persone. Ed è di nuovo un ambiente sicuro dove fare tutti i test possibili, immaginati e immaginabili. Però il marketing è uno zoo, nel senso in generale, sì, sia interno che esterno, perché poi alla fine il marketing è quello, è un po' anche la faccia dell'azienda, quindi lo so. Lo sai bene, non ti racconto, sì, niente di nuovo. Giochi sempre esterno, che lì è forse peggio ancora. Sì, però, sì, sì. No, e poi è sempre colpa del marketing, non si sa mai. No, esatto. Il prodotto va male, è colpa del marketing, cioè non è colpa del venditore, è colpa del marketing. No, non gliel'hai spiegato bene. C'è un errore in un comunicato stampa che pubblica la stampa, è colpa del marketing, è sempre colpa del marketing. Quindi se volete fare quello, sappiate che è sempre colpa vostra. E generalmente i meriti non ti vengono mai riconosciuti. No, mai. Ma se sbagli la virgola, quello è quello che ti frega. Sì. Ci fanno una domanda alla quale forse possiamo rispondere, diciamo, in doppio stile intervista, sì, delle Iene. Allora, ti dicono, volevo sapere la differenza sostanziale tra un master in food e un master in management. Vuoi dare la tua visione, e poi che magari è più, visto che tu arrivi comunque anche da un percorso, diciamo, puro management come economia aziendale, e poi magari do la mia da parte di missioni reclutamento. Ok, allora io oltretutto sul MIM magari più o meno ho un'idea di come è fatto, perché tutta la mia famiglia ha fatto il MIM, quindi mio cugino ha fatto il MIM, tantissimi miei amici hanno fatto il MIM, quindi più o meno so come è strutturato, poi parlo di ricordi 5 anni. No, fa. Va bene, no, ma una tua idea anche sulla... aspetto magari più economico e quello più... Ok, allora il MIM è strettamente un master in economia, eccetera. Il master in food, secondo me, è un approccio, come dicevo prima, molto più pratico, perché il valore aggiunto delle company visit o delle lecture, quando vengono, perché vengono i manager che lavorano nelle aziende, non viene il consulente, non viene il professorone, viene il manager che lavora all'interno delle aziende a spiegarti cosa tu, cioè il tuo sogno. Ognuno di voi ragazzi avrà il sogno di voglio andare a lavorare, non lo so, da Antinori del vino,
che è una mega azienda famosissima in tutto il mondo. Viene Antinori, il signor Antinori, a spiegarti come si fa il vino. Ci sono delle, oppure, non so, viene Lavazza, vuoi andare a lavorare in Lavazza? Viene il marketing manager a spiegarti come funziona il marketing Lavazza. Ci sono un approccio pratico al mondo del lavoro con queste visite che lo arricchiscono. Poi per quanto riguarda gli esami, quelli del MIM, non lo so, ma i nostri... A livello accademico diciamo che gli esami più o meno il metodo si equivale, quindi molto pratico, progetti, eccetera, il voto è dato anche dalle presentazioni, quindi a livello di esami diciamo che grosso modo si equivalgono. Però secondo me c'è tanta pratica, arricchimento da queste esperienze che ti portano i manager o che vai tu a prendertele all'interno delle loro aziende, che credo che al MIM non facciano tanto quanto facciamo noi. Sono assolutamente d'accordo. Allora, il MIM è chiaramente un programma molto più grosso, quindi aggiungo il vantaggio grosso che sicuramente Federica ha preso in pieno. Adesso comunque, io quanti eravate in classe? 40? 35-40? Noi eravamo 35. Ecco, adesso la classe un pochino più grandina si ferma su una cinquantina di studenti, però non va oltre. Questo permette un incontro one to one con i professori, cosa che il MIM anche succede. Però nel MIM lo stesso professore magari vede due o tre gruppi differenti. Sul Master in Food no, quindi quegli studenti che ha sono sempre gli stessi. Questo aiuta sicuramente anche a creare un rapporto più familiare e un ambiente più familiare in generale. Il valore aggiunto che secondo me ha il food, io combinazione mi occupo anche del Master in Management, quindi è una domanda che diciamo cade giusta. Io lavoro da poco sul Master in Food, mi piace molto, ho partecipato anche delle attività con gli studenti. Esempio, sono venuti a insegnarci come fare il vermouth. Una cosa semplice. L'hai finito anche tu? Sì, bellissimo. Quindi, una esperienza semplicissima, al quale ho voluto partecipare anch'io. È semplicissima non perché sia semplice, ma una company visit reale dove tocchi con mano, no? Quindi non viene, come diceva Federica, il professorone che ti vuole insegnare dall'alto al basso, no, viene il manager, viene il produttore, e ci hanno insegnato come fare il vermouth, quindi parte teorica e parte pratica. Io mi diverto sempre a dire agli studenti che se non, come fate a vendere un cellulare se non ne avete mai usato uno? Non puoi, fisicamente non puoi. Stessa identica cosa col cibo. Come fai a vendere un caffè, per fare l'esempio di Federica, se non bevi caffè? Io non bevo caffè, non potrei mai vendere caffè perché direi che non mi piace. Ma comunque devi provarlo, devi capire come viene prodotto, capire come è strutturato. Quindi è necessario toccare con mano e fare un company visit. Questo non succede nel MIM, non perché siamo cattivi, ma perché chiaramente il numero di studenti è molto più alto, quindi è impossibile portare a fare company visit esterne, e questo è sicuramente il valore aggiunto. E poi che differenza c'è a livello pratico delle lezioni? È quello che ho detto prima, quindi che farete sempre materie manageriali, ma le andate a fare applicate al food. Questo non è che vi vincola tutta la vita a rimanere nel food. Ci sono anche studenti, adesso io non so se Federica, degli amici, che poi lavorano in un ambiente non food. Magari non andrete a lavorare per Pirelli, non lo so, perché proprio non c'entrerebbe niente, ma comunque se si vuole andare a lavorare per Pirelli, le competenze le avrete comunque sviluppate, perché le materie, è vero che marketing food marketing, chiamiamolo food marketing, è applicato al food, ma le tecniche di marketing comunque gira e rigira sono quelle, lo studio della materia è quello. Quindi diciamo che se siete interessati a un percorso più diretto sul food, sull'ambito food, perché ovviamente il networking che vi andate a creare è molto improntato sul food, per forza di cose. Non è tanto la competenza che andate a guadagnare nel corso, quanto piuttosto le attività che andate a fare. Non vi porterebbe mai, non lo so, all'IKEA, perché non c'entrerebbe niente con voi. Vi portiamo piuttosto a Costa d'Oro, in Lavazza, vi portiamo nelle cantine, vi portiamo a provare dei prodotti tipici, vi portiamo in costa, cioè aziende che sono inerenti al food. Quindi questa è, diciamo, la sostanziale differenza. Per cambiare un attimino l'argomento, ti faccio ancora una domanda. Sì. Qualche difficoltà hai avuto? Qualche difficoltà magari non l'hai avuta? No. Liscio,
Bom. Però qualche difficoltà che hai avuto, qualche suggerimento magari che vuoi dare, qualcosa che tu magari anche avresti fatto diversamente. Allora, la prima cosa l'ho detta prima, quella del legare questa cosa del francese, cioè bisogna buttarsi, perché poi mi pento, infatti adesso tutte, non so, vado in palestra, incontro ragazzi, buttatevi, cioè andate, perché è l'ultima occasione, cioè il master secondo me, poi almeno che non ne fai un altro, è l'ultima occasione che si ha per sbagliare e non farsi male. Quindi bisogna buttarsi. Cosa io ho trovato degli ostacoli, o comunque mi è servito per, subito l'ho trovato un ostacolo, poi pian piano ci ho lavorato, come dicevo prima, questo approccio con culture diverse, che sembra una frase fatta che tutti dicono, ma fidatevi, è difficilissimo. Tu già sei con delle persone che non conosci e non conosci la loro cultura, ed è veramente, veramente difficile organizzare, anche perché questi lavori di gruppo non sono tre slide che devi fare. Cioè io me le ricordo le nottate a fare i PowerPoint, e ci sarà sempre quello che preferisce, ma sì, lo finiamo più tardi, cioè, ma proprio nell'approccio culturale al problema. C'è la persona, l'americano, super strutturato, che ti fa prima tutti i bullet points, dobbiamo fare questo, quest'altro. Arriva l'italiano, il cinese. Sì, arriva l'italiano creativo, che ero di solitamente io. No, partiamo, dai, no, perché l'italianità, la cosa, la roba. Quindi inizi veramente uno scontro in team molto, molto costruttivo. Che poi perché comunque si è in tanti, si è giovani, magari ogni tanto sfocia anche nella litigata, tra virgolette, passatemi il termine, ma sono tutte cose che serviranno per il mondo del lavoro, perché la gestione del conflitto è comunque una cosa che purtroppo nel bene o nel male vivrete. Cioè, parliamo di conflitti piccoli, però che comunque... Di competitività è un po' di... Sì, anche quello, bravo, la competitività, anche perché questi lavori di gruppo poi si presentano tutti insieme e tu sei contro gli altri team e devi fare meglio, che stimola qualcosa all'interno di tutto il team che unisce e che ti fa essere famiglia. È molto bello quello che tu hai detto prima della famiglia, è vero, perché sei talmente tanto insieme che alla fine diventano i tuoi cugini, i tuoi parenti, i tuoi amici, i tuoi tutto, e il rapporto anche il dopo. Cioè adesso stiamo parlando tanto del durante, ma anche il dopo. Cioè, che ne so, adesso in questa ora abbiamo sviluppato le uova di Pasqua l'anno scorso, il mio primo esperimento di prodotti stagionali pasquali. Io ho alzato così il telefono, ciao Di Germina, che era mia coinquilina a Parigi, mia compagna di master, che lei è a capo di Lind degli Easter Products. Ho detto, mi insegni a fare le uova di Pasqua, è la prima volta che le faccio. E lei mi ha spiegato tutto, cosa ci sta dietro lo sviluppo di un uovo di Pasqua, della sorpresa, le certificazioni e tutto quanto, che quella chiamata lì, se io avessi dovuto chiamare un consulente di Accenture, mi partiva in 10.000 euro. Io in 10 minuti di chiamata ho risolto il problema. Questo è il primo caso, quello più eclatante, però sono sicura che se mi servisse per un'altra cosa e dovessi chiamare, non lo so, Matteo che fa venture per le startup del food, volessi lanciare, so già che ti danno una mano, ti aiutano e sono i primi. Dei miei amici hanno aperto un ristorante a Milano e mi hanno chiesto aiuto per la fornitura del caffè, come posso fare, cosa non posso fare. Cioè, è tutto un network potentissimo di persone che si vogliono bene e che ti aiutano. Quindi questo secondo me subito non lo vivi e non lo capisci, ma appena chiudi la porta dell'università e ti trovi da solo, inizi a capire, a trovare utile avere una famiglia sparsa per il mondo che ti può dare una mano su qualsiasi tipo di problema. Ok, magari dirigiamoci un attimo, visto che non siamo in chiusura, ma non voglio neanche andare lunghissimo, volevo sapere, in termini, visto che ci abbiamo magari nell'argomento ammissioni, sì. Io non ho sotto mano il tuo CV dell'epoca, lo posso prendere, ma non ce l'ho. Prendilo. Avevi esperienze lavorative? Vuoi dare qualche suggerimento per l'ammissione? È vero che sono passati 4 anni, 5 forse, perché l'ammissione è 5 anni fa, perché poi tu hai presentato
nel 2018, quindi 5 anni fa di ammissione. È vero che sono cambiate un po' di cose, ma vuoi dare qualche consiglio? Ti ricordi com'era? Allora, il mio CV era studio, faccio la hostess. Io avevo fatto tantissimo, ovviamente, avendo l'azienda familiare in Costa d'Oro, avevo fatto la hostess in tutte le fiere di settore, che oltretutto quelle sono delle cose che ACV metti sotto other skills, però per esempio, senza sapere chi fossi, mi avevano chiamato in lavazza per andare a lavorare nel reparto fiere, perché avevano visto che avevo fatto la hostess delle fiere. Mi sembra l'ideale. Sì, io ero arrivata lì. Andare per la concorrenza. Sì, non posso, mi dispiace. Lo farei, ma... Non posso. E avevo fatto quello appunto di hostess nelle fiere e avevo fatto 2 tirocini in ambiti completamente diversi. Avevo lavorato in Abarth in licensing e merchandising, quindi automotive, uh-huh. E 6 mesi, e avevo fatto altri 6 mesi, oddio, in una specie di banca assicurazione, una roba piccola. No, però comunque avevi già fatto delle belle, sì, attività, voglio dire, oltre ad avere poi comunque anche già la magistrale, quindi questo sicuramente conta. Sì, era già vecchiotta. Avevi già, vabbè, no, ma ci sono. Sì, è anche quello, nei team sono, oltre che essere internazionali, sei tutti di età diverse, che aiuta tantissimo. Sì, assolutamente sì. Quello, anzi, la media è 24-25, poi in realtà ce ne sono studenti ai 21 perché hanno finito la triennale, altri 21-22, vabbè, poi dipende dallo stato, eccetera, ma fino ai 29-30, quindi questo è anche molto bello, perché questo fa, diciamo che nel caso di Federica rientrava nella media del tuo, e comunque cosa hai finito? 24 anni, 25, sì, anni, quindi avevi insomma, eri lì. Allora, io magari vi racconto ho visto che ci sono 2 domande, vi racconto un attimo i requisiti, così almeno sapete i requisiti d'accesso. Sono molto semplici: è richiesta, come avete visto, un po' di attività extracurricolare, ci interessa che abbiate fatto anche altre cose oltre ad aver studiato, ci interessa che siate molto molto motivati, che siate spinti da una voglia di fare, una voglia di mettervi in gioco, una voglia di trovare nuove idee, ok? Perché questo è importantissimo, soprattutto in un ambito in continua espansione che è il food, perché è un ambito veramente che non finisce, si può trovare qualunque idea. Faccio l'esempio: a Milano hanno aperto un ristorante dove decostruiscono quello che tu ordini su coi delivery, quindi dal Mac quindi fast food, all'indiano, al ristorante cinese. Quindi loro te li riorganizzano e te li servono al tavolo diciamo rimodernizzati, quindi dall'hamburger classico del McDonald's si tira fuori una salsina al cetriolo con l'hamburger, del pane fatto in modo particolare, per dire, questa è una cavolata, però è un esempio. Oppure altri si sono buttati sul tech, quindi ideare tipo la macchina che fa i cocktail. Era qua a Torino, per esempio. No, uno può essere pro o contro il fatto che togliamo i baristi dai bar, non importa, adesso al di là di quello, queste idee qui, quindi questo è importantissimo. Al di là di questo ci sono dei requisiti non skippabili, diciamo, che sono la certificazione d'inglese. Vi servirà avere un inglese certificato, livello minimo C1, se avete però fatto il vostro triennio in inglese, ne potete essere esonerati, deve essere al 100% fatto in inglese. Non è più obbligatorio il GMAT o il test sostitutivo, che probabilmente Federica aveva all'epoca fatto, è stato tolto, quindi non dovete più fare nessun test di logica. Dopodiché viene, appunto, c'è una fase in cui viene guardato. Peccato! Volevi, invece i test su un barbone a 7 sigarette, le divide in 4. Quelli li facciamo nel colloquio. Okay. Quelli te li becchi ancora nel colloquio. No, quelli ve li beccate, non scappate dai brain teaser del colloquio. Però c'è poi appunto la fase di colloquio, che sarà in inglese, dove valutiamo il candidato overall, quindi nell'insieme. Quindi certificazione in inglese, avere chiaramente o essere in procinto di prendere una laurea triennale, motivazione e poi colloquio.
Questi sono i requisiti. Allora, ci fanno una domanda ancora. Qualche anno fa, prima di cominciare la triennale, ho conseguito una certificazione di bartending con EBS a Milano. Potrebbe essere considerato un plus per la missione? Allora, sì, certo, assolutamente sì, è un elemento che noi teniamo in considerazione, quindi mettilo assolutamente a CV, perché, voglio dire, da lì possono partire delle domande anche nel colloquio, può essere è comunque un'esperienza che hai fatto, quindi sì, perché non metterla, certo. Vado a leggere magari le domande che ci fanno. Allora, c'è qualcosa che hai imparato durante il master che ora ti è utile o è stato fondamentale per il tuo lavoro di oggi? Immagino che faccia riferimento chiaramente al di là della parte delle competenze, non so, del corso. Certo. Di marketing, ecco. Allora, posso fare due esempi che ho avuto questa settimana? Tac, allora, sì, uno è che uno dei partner, adesso non so se c'è ancora Bosca del Vino, che era, sì, era sì, 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 avevo fatto la company visit. Noi abbiamo adesso come Costa d'Oro sposato, stiamo sponsorizzando le ragazze del Cune Grande Volle, c'è anche Bosca. Io ho riconosciuto lei, che oltretutto avevo fatto anche un colloquio per loro che non mi avevano presa. Sì. E, sono andata a ripresentarmi e adesso tramite loro faremo una serie di sinergie, quindi la Primo Network, faremo una serie di sinergie. Loro comunque vendono un prodotto food come noi, sono presenti in tanti bar e ristoranti come siamo noi, e quindi partirà, si spera, un circolo virtuoso a breve. E io l'ho riconosciuta, sono andata lì e mi sono presentata. Lei si è ricordata che mi aveva fatto il colloquio e che non ti aveva preso, quello gliel'ho ricordato io. E quindi sicuro, cose che ho imparato durante il master o che mi sono state utili, il network. E come dicevo prima, il public speaking, che secondo me sì, lo fai sempre, tutti i giorni, cioè non è una lezione, anzi forse c'è la lezione di public speaking. Cioè, ci sono i workshop, sì. Ci sono i workshop, quindi fai questo workshop, ma poi lo usi tutti i giorni. E questo per me, che come vi ho detto il 26 dovrò presentare davanti a tantissime persone, comunque mi è utilissimo. Oltre al fatto che sembra una banalità, ma per esempio quando io devo selezionare qualcuno che magari deve lavorare nel mio team, si fa il workshop anche quello di Excel, Pivot, Macro, eccetera, che è un plus pazzesco, che quando vi presentate davanti a un colloquio e dici che sai usare veramente questi strumenti, e lì li fai... Che la sai usare davvero. Bravo, li sai usare praticamente davvero, anche perché un attimo che ti metto 5 dati e dico fammi una pivot, e se vedo che non la sai fare, cioè, certo. Ciao. E quindi anche tutti questi aspetti pratici che nel mondo del lavoro sono fondamentali, che sono parlare in pubblico e sapere usare gli strumenti informatici, che credo che adesso sia fondamentale. E poi ovviamente tutte le nozioni di marketing, eccetera, tra come le impari e poi applicarle, se tu non ti ricordi più, non so, dico, gli elementi della SWOT analysis, cioè il tuo capo ti li ripete volentieri, è una cosa veloce, ma queste cose qua sono cose che tu devi imparare a scuola, perché non si ha tempo nella vita lavorativa tutti i giorni di spiegare a un ragazzo a parlare in pubblico, cioè mi serve il 26 che tu lo sappia fare, tu devi saperlo fare. E come dicevo prima, il master è il posto giusto per imparare a fare queste cose, mentre invece spiegarti un'analisi di SWOT ci vuole abbastanza poco tempo. Ok, domanda per Federica. Allora, oggi sei dall'altra parte, lavori in un'azienda che collabora con SCP. In che modo l'azienda vede gli studenti e i laureati di SCP? Quindi hai assunto degli SCP, degli SPini, non li chiamavate già gli SPini? No. Oh, ok, allora è una roba... No. Come dicevo prima, io, mio cugino e un altro ragazzo che lavora qua, siamo tutti dell'SP, quindi già solo internamente noi, ovviamente per affinità, come si dice, sono ragazzi che sai già che arrivano con un background particolare, molto pratico, quindi sicuramente se adesso dovessi assumere qualcun altro nel mio team, sicuramente sceglierei una persona che ha il mio medesimo background, perché so cosa sa, che è sicuramente un valore aggiunto.
In altre aziende, tipo quando mi sono trovata nel colloquio di Italy, loro, essendo anche partner del master, loro sapevano cosa sapevo io. Poi era venuto anche il CFO a farci la presentazione, quindi sapeva, cioè da come gli parlavo, da come mi sono presentata, sapevo che io sapevo molto della realtà di Italy, sia a livello di Liera Finance, ma anche a livello, perché leggerete 3-4 business case su Italy, quindi si è preparati sull'azienda in cui si va, senza bisogno di studiare tu da solo, cioè te lo insegnano durante la scuola. Quindi sicuramente per me, se dovessi assumere un'altra persona, è un valore aggiunto, ma credo che per tutte le aziende partner, oltre che Costa d'Oro, sia un valore aggiunto perché loro sanno cosa... Sì, sì, certo, noi giochiamo in casa con voi, nel senso che siamo tranquilli, però ovviamente è chiaro che non è che prendete uno studente solo perché è uscito da SPE. No, diciamo che se su 100 curriculum, magari una prima scrematura si può fare in questa maniera qua. E senti, visto che abbiamo fatto questa digressione qui, qualche tips se magari qualche futuro studente volesse mandare il CV da voi, anche solo per il tirocinio, Esci. Non mettetelo all'attenzione di Federica, che è la peggiore di tutte, no? Non mettetela? All'attenzione di Federica. Qualche tips, una o due, che cosa non dovrebbero, una che dovrebbero fare e una che non dovrebbero fare. Allora, non dovete, perché uscite da lì che parlate inglese meglio dell'italiano, non fatemi mezzo colloquio in inglese e mezzo in italiano. Questo è bruttissimo. Ecco, perché lo so che vi verrà normale dopo un anno che non parlate più italiano e poi appena tornate da Parigi iniziate a fare i colloqui, quindi io ero confusa, sono andata a lavorare, ero confusa, ho detto oddio cosa devo parlare, perché avevo fatto 4-5 mesi quanto erano di francese, in più mi ero impegnata perché volevo impararlo. Poi parli sempre inglese, sei confuso proprio linguisticamente. Però non faccio, io odio il mezzo inglese, mezzo italiano, cioè o uno o l'altro, perché fa saccenza, che non, cioè, lo sappiamo, si sa, cioè, io vedo il tuo curriculum, non so che sei preparato, che parli bene inglese, poi se voglio testarti faccio una parte del colloquio in inglese, certo. Ma non ha senso quel mix. Sono d'accordo, non lo fate neanche nel colloquio, il colloquio sarà in inglese, non tirate fuori metà e metà perché non, come diceva Federica, non si può sentire. No, e secondo me ti pone in una maniera saccente, sì, che non ha senso. Sì. Poi non sapete la persona davanti com'è, se magari, cioè, magari avete me, sapete adesso che vi ho spiegato un po' la mia storia, che io vi capisco, ma voi non sapete gli HR se parlano inglese, parlano francese, parlano il mix della lingua che vi siete inventati, certo, in quel momento. Quindi sicuramente uno è quello, quindi essere sempre umili davanti alla persona con cui parlate, anche quando siete davanti ai manager, comunque bisogna stare, secondo me, in una prima parte in silenzio e ascoltare e poi da lì imparare a fare le domande anche durante le company present visit e le lezioni che vengono a farvi a scuola. Mentre quindi questo è quello che la cosa da non fare, una da fare per attirare l'attenzione di questo. La cosa da fare, anche secondo me, è la motivazione. Cioè, se vieni in un'azienda di caffè, secondo me al minimo devi avere le due o tre diciamo base sul caffè. No, le macchine del caffè a casa non sono però avere almeno la base di un attimo conoscere, certo, la materia, quindi arrivare a un colloquio preparati, andate a fare, non so, Danone, lo yogurt, sapere, non so, cosa sono i fermenti lattici, andare da quelli del vino, avere due, cioè sapere che c'è la persona, io vi sto dedicando un'ora, sapere che tu me l'hai dedicata almeno tu una a me prima. Quindi informarsi molto sull'azienda e capire, non nel dettaglio, ma un po' i processi produttivi, ma magari sì, capire... Io apprezzo molto quando facciamo i colloqui le persone che sanno, tipo magari prima si parte con un'introduzione dell'azienda, che loro sanno, che magari mi anticipano e dice sì, fondata nel 1890, cioè quella è una cosa che apprezzo, perché vuol dire che tu sei motivato, che vuoi venire qua, vuoi fare bella figura davanti a me e che hai studiato un po'. Che si è letto il sito almeno, ecco. Cioè, che non stiamo parlando di massimi sistemi, cioè non ti chiederò di fare un espresso perfetto, certo, però
c'è l'attenzione. Cioè. Va bene, allora ti faccio un'altra domanda che dice, prima hai detto che ti sei iscritta a questo master perché sentivi che ti mancava qualcosa. È davvero così pratico come sembra, almeno rispetto alla formazione universitaria tradizionale? Io arrivo da studi umanistici e indirizzi differenti, nonché spesso lontanissimi dal management. Penso sia cruciale essere sicuri di entrare in un percorso altamente professionalizzante. Più di tutti gli esempi che vi ho fatto, non c'è, è veramente... Secondo me... Hai già un po' risposto. Sì, ma... è veramente, veramente, veramente praticissimo. Io avevo fatto 5 anni di economia unito, ho letto che una ragazza l'ha anche, quindi sicuramente lei mi capirà, cioè che ti metti lì con le tue slide, le studi, fai l'esame, è finito. Cioè, secondo me è proprio un modo, penso che gli studi umanistici, adesso non lo so, siano più o meno strutturati la stessa maniera, secondo me... Sì, se comunque io arrivo da studi umanistici, diciamo umanistici, ho fatto comunicazione, quindi forse più umanistico, comunque sì, chiaramente l'università tradizionale è decisamente più teorica. Ecco, parentesi, non avete i libri, non studiate. Bravo, non esistono i libri, o prendi appunti o te li fai passare, ma comunque non hai i libri, e questo è sicuramente importante. È al lavoro quando andate non avete il libro di come fare qualcosa, quindi... Esatto. Inizia un attimo a sgrassare subito lì. Esatto, questa è una buona osservazione in effetti. Poi ci dicono, buonasera, pragmaticamente parlando, come funzionano lezioni ed esami? Ci sono similarità con l'università in termini di eventuali bocciature? Se sì, come influiscono nell'ottenimento del titolo? Rispondo alla prima parte io. Io parlo della bocciatura che l'ho avuta, se vuoi. È stata bocciata, stavo per chiedertelo. Perfetto, sì. Allora, come funzionano le lezioni ed esami? Avete un periodo dove avrete gli esami, quindi quello prima di Natale e quello prima di muovervi per Parigi e poi quello finale. Allora, avrete questi blocchi di esami dove avete tutti gli esami in una settimana. E voi dite, ma come faccio a dare tutti in una settimana? Ma semplice, perché sono dilazionati anche i compiti che avete da fare, ovvero l'esame di marketing sarà dato dal, faccio per dire, sto sparando perché non è, io non mi occupo del program office, 20% dal progetto, 80% dall'esame. Nell'esame magari dovrete anche riportare un progetto, quindi un caso che avete studiato a lezione, chiaramente un po' di parte teorica c'è sempre, però è così che funziona, e li avete in una settimana, quindi sicuramente un po' sfidante, ma fattibile. Ecco, non è che escono studenti tutti i momenti dall'SPE, quindi non è che è impossibile, è semplicemente, chiaro, uno si deve impegnare. Organizzare. E riguardo l'essere segati, come si dice, la bocciatura. Spesso. De pedis. Ecco, De pedis, io, lei ride, io rido perché... Lui piange. Un personaggio. È sì, un personaggio. Insegna finanza, è un bravissimo professore, sì. Ma... È un personaggio, poi lui ha lavorato molto per aziende, lavora per aziende. Sì, è banche, tutto. Lui fa di tutto, però è veramente un professore particolare. Ed è veramente un esame tosto. È bocciata da De Pedis. E sì, poi era l'ultimo esame a Torino, quindi io l'ho rifatto con De Pedis online a Parigi. E già, perché c'è il receipt, quindi se non passate un esame avete il receipt dell'esame la volta. E quella è l'ultima possibilità, almeno quando lo facevo io era così. Ce n'è solo più una possibile, c'è sempre una. Però, insomma, casi, allora... No, e mi ricordo quella volta lì, c'è l'esame dove siamo stati bocciati di più. Ecco, quindi è colpa di... Dai, diamo la colpa a De Pedis, che avrà detto che siete delle capre. Sì, mi ha detto che era una capra. Me l'ha vedi, ma lo conosco. In realtà lui lo dice sempre, è un romanaccio, quindi è sempre scherzoso, però sono veramente intense le sue lezioni e non mi annoia. Poi fatto a finanza in inglese con lui, cioè mal di testa proprio. Sì, è da mal di testa. Ma finanza da mal di testa, poco da fare. Infatti quell'altro più difficile che avevamo fatto, che non so se c'è ancora, è modeling a Parigi. Modeling mi sembra, perché ogni volta è come in anni. Spero non ci sia per voi. No, dovrebbe esserci modeling. È veramente, mi ricordo la mia coinquilina che eravamo a casa a studiare, lei piangeva perché lei aveva fatto lingue, quindi quella era tutta statistica, finanza. Io avendo fatto un pochino me lo ricordavo, ci siamo messe lì e...
me lo ricordo come un brutto giorno. Un brutto giorno. Non è che tutto company visit e lezioni di cucina, perché c'è anche Alma. Tu eri andata ad Alma? Sì, stupendo. Ero andata sia a fare la lezione i 3 giorni ad Alma, e che oltretutto eravamo andati quando c'era stato quel mega freddo e eravamo stati bloccati lì a Parma. Ah. E poi avevo fatto anche una masterclass con Cameo. Ah, ok. Perché cambia, queste cose qui cambiano di anno in anno, dipende anche dai partner che abbiamo. Però sì, fate anche scuola di cucina. Quello è scuola e sala, in realtà, poi spiegano anche il funzionamento dell'attività. Però per chi ha voglia di entrare nel mondo della cucina, da noi c'era un ragazzo, Andrea, che poi è stato preso lì ad Alma, che gli faceva dell'ufficio stampa, e lui ora si è aperto un ristorante. Ecco, quindi vedi che... si può fare veramente tutto. Allora, io penso che siamo giunti in conclusione, non ci sono altre domande. Giuseppe, confermami che siamo giunti in conclusione. Lo dice la faccia di Giuseppe e la faccia di Federica, che siamo anche giunti in conclusione della giornata. Della giornata, ora vado in palestra, poi basta. E Federica, avete capito? Cioè, lei non è che solo si è, non posso dire quella parola, ma si è fatta un mazzo per studiare. Adesso lavora 10 ore al giorno, credo, perché più o meno... Ho iniziato alle 8, meno un quarto stamattina. Ecco, quindi vedi, e va in palestra, quindi non ci sono scuse. Non ci sono scuse, ragazzi, godetevi l'università, perché dopo è brutto. E aggiungo in palestra, Adriano, non fate come me che vado a fare aperitivo. Lei comunque, se avete domande, potete aggiungermi a LinkedIn, così imparate ad usarlo, che vi sarà utile, e potete scrivermi. Perfetto, grazie allora, grazie per l'attenzione. Aggiungo soltanto che ovviamente la diretta è stata registrata, quindi sarà disponibile da stasera o al più domani mattina. Riceverete tra l'altro una mail con il link per raggiungere la registrazione e poi anche tutte le informazioni pratiche per iscriversi e candidarvi al master. Grazie. Questo è quanto, ragazzi. Grazie mille per aver partecipato. Federica, grazie mille per averci dedicato il tuo tempo. Adriano, grazie a te per le risposte super precise. Figurati. E ovviamente in bocca al lupo a chi si candida. In bocca al lupo a tutti, ragazzi. E ciao. Chiaramente, se avete dubbi, anche io sono disponibile, ma poi tanto avrete tutti i contatti. La mia mail, magari ve la mando qui. Sì. Beverage@scp.eu. Ve la mando qui nella chat generale, spero che sia giusta. Aspettate, perché è lunga, MSC Food Beverage, sì, è giusta. Beverage, ok. E se avete dubbi, mandatemi una mail anche prima di fare application, che magari poi non siete in linea o ci sono dei suggerimenti da darvi, mi mandate prima il CV e ne parliamo insieme. Grazie, ciao. Ciao, ciao ragazzi, ciao, 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 grazie, ciao.